Oggi con noi, per la prima volta in studio, Luca Sifu Bertoncello e Cristian Sifu Baggio della Binzu Academy. Quindi parliamo di questa arte marziale che, come ha detto Luca prima, è nata circa 400 anni fa in Cina e esploriamo questo mondo a noi ignoto, almeno per quanto mi riguarda, quindi sono contento che imparo qualcosa di nuovo. Va bene, ragazzi? Sì, esatto. E la pratica di questa disciplina, oltre che chiaramente a un fatto di difesa personale, quindi a essere molto utile per quanto riguarda l'antiaggressione, dà anche notevoli benefici sia a livello fisico che mentale soprattutto. A livello fisico posso citare tra i principali il fatto di tenere sempre per esempio la schiena dritta, le spalle ben allineate, che può portare chiaramente giovamenti su tutti quelli che sono i problemi di mal di schiena. Ormai tutti siamo al giorno d'oggi, o nel settore impiegatizio o comunque con il cellulare, siamo sempre tendenzialmente con la testa piegata in avanti, no? Anche quando non dovremmo, anche quando camminiamo. E questo è un grosso problema, perché dopo abbiamo problemi cervicali, problemi vari che possono arrivare fuori in quel settore lì. La pratica dell'inizio invece si sta fondamentalmente dritti, quindi si sta in linea retta, e questo è uno dei giovamenti. Poi altre cose, chiaramente i riflessi migliorano, perché comunque si va a lavorare in velocità, quindi anche i riflessi migliorano. A livello generico si sta molto molto meglio, anche perché comunque facciamo anche del lavoro di Qigong, che è il lavoro di energia interna, non moltissimo, ma comunque c'è una parte anche di questo tipo di lavoro. E poi chiaramente anche un po' di potenziamento fisico, piegamenti, addominali, insomma comunque si fa cose adatte a tutti, non cose da agonismo. Il Binzu non è di agonismo come attività, quindi si lavora per se stessi e per eventualmente difendersi fuori in strada. Queste un po' le panoramiche a livello fisico. A livello mentale, dove abbiamo i vantaggi forse superiori, in quanto ci sono un sacco di principi di Binzu che dopo si applicano nello stile di vita tradizionale. Tra questi, ad esempio, il fatto della linea continua, della linea retta. La linea retta è un concetto principale che dice: se un avversario ti aggredisce, tu la strada più corta che hai per andare a chiudere questa aggressione è la linea retta. Okay? E questo è un principio anche di geometria, non è che sia che l'abbia creato Vinzo. Okay? Utilizza i principi fisici. Questo vale sia a livello fisico in caso di aggressione, sia a livello mentale. Se ho un obiettivo, devo sempre raggiungere la linea, devo sempre usare la linea retta, che è la strada principale, senza farmi distrarre da quelle che sono purtroppo le distrazioni al giorno d'oggi, che ce ne sono veramente tanti. Quindi se io ho un obiettivo nella vita devo raggiungerlo. Questo è più un discorso filosofico. A livello invece prettamente mentale, ad esempio voglio citare il riequilibrio degli emisferi. Solitamente abbiamo sempre un emisfero destro o sinistro che ci governa a seconda delle nostre impostazioni, della nostra vita, della nostra storia vissuta. Uno è più logico, razionale, l'altro invece è più istintivo, più interiore, diciamo così. E c'è sempre uno che governa l'altro. La pratica dell'inizio invece ha la facoltà di utilizzare, per esempio, entrambe le braccia e entrambe le gambe allo stesso tempo, non c'è mai una che ha prevalenza sull'altra. Quindi vengono allenate tutte e due le parti del corpo e di conseguenza tutti e due gli emisferi cerebrali. Okay? E questo porta sia un migliore, diciamo, uso del proprio corpo quando dovesse essere, appunto, come ho detto prima, in situazioni di aggressione, ma anche una migliore scelta su quelle che sono le decisioni della vita che ci porta a compiere. Quindi non sarò più governato da, per esempio, l'istinto, ma potrò essere in equilibrio con anche la parte razionale e quindi non vado più a prendere delle decisioni che possono rivelarsi errate, perché sono più ponderate, quindi sono ponderate attraverso le due parti, appunto, del nostro cervello. Ok, Cristian, vuoi aggiungere qualcosa? Beh, quello che posso dire è semplicemente questo, come annunciava prima Sifu Luca, è un metodo appunto utile per una disciplina di confronto, per un autocontrollo, per affrontare situazioni appunto anche spiacevoli, come anche situazioni magari lavorative e non, ma soprattutto anche per affrontare anche i problemi normalmente della vita. Aggiungo questo, poi il Vinson, da esperienza mia personale, quando ho iniziato da giovane, avevo 20-22 anni, mi ha dato comunque una forma mentis non indifferente, quindi mi ha strutturato. E questo lo vedo anche con gli allievi che appunto si presentano nei nostri corsi. Questo è fondamentale perché comunque hanno una rettitudine nella vita, ciò che appunto ritengo importante. Vedo questo anche utile anche nelle casi anche delle scuole, appunto, dove ci sono esempi di bullismo e quant'altro, non ci sarebbero se c'è una disciplina, quindi anche una rettitudine, un comportamento retto come dovrebbe essere in sostanza.